Intanto io ringrazio sia FIAB per altri versi, visto che oggi ricade nella giornata dello sport anche la dimensione più complessiva del CONI. Ringrazio quanti associazioni volontariati si sono messi a disposizione, ringrazio la ditta Lombardo, che è uno degli sponsor di questa iniziativa, che è un'iniziativa in primo luogo dedicata a chi vuol godere la città e non necessariamente ha deciso di godersela con le macchine, soprattutto ai bambini. Aggiungo e sottolineo, poco fa ho finito di polemizzare con una signora che pretendeva, entro virgolette, di raggiungere il Lido, dove diciamo abitualmente ha una cabina in macchina. Ed è, per carità di Dio, anche quella una richiesta legittima. Poi ho fatto presente alla signora che se una volta l'anno, come dire, diamo la possibilità ai cittadini più piccoli di questo territorio di riappropriarsi di un pezzo della propria città, ed una volta l'anno qualcuno per raggiungere il Lido fa 200 metri a piedi, gli fa anche bene alla salute e alla circolazione. La chiudo lì. Ma poteva arrivare anche all'ombrellone. Se poi ti dico pure un nome, signora Gianni, per favore, mi ringrazia di te, ci vedo. Dico, poteva arrivare anche all'ombrellone, perché la macchina passeggiava a fianco all'ombrellone. Cioè, ma perché a San Vito... No, intanto, situazione pista ciclabile, quando si inaugura? Non nascondo che abbiamo un contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori e ahimè anche con il direttore dei lavori. Questa settimana ce ne usciremo da questo contenzioso che è con causa prima dei ritardi di un progetto che si doveva realizzare in alcuni mesi e che invece sta ancora a bagnomaria da quasi un anno e mezzo. La possibilità di aprire, diciamo, ogni domenica ad attività di questo tipo, alla mobilità sostenibile, alla pedonalizzazione, chiudere questo tratto davanti ai Lidi, così come fanno un po' in tutte le aree italiane. In assenza del completamento del progetto di piano delle città, che prevede in adiacenza dell'ex Campo Bianco la realizzazione di parcheggi, non è praticabile questa cosa in questa fase. Comunque l'idea è quella. Piano per le città come progetto prevede la riqualificazione di questa zona che dovrebbe diventare addirittura pedonale, ma prevede soprattutto la realizzazione dei parcheggi a monte. D'altronde noi non possiamo impedire alle persone di godersi di una delle poche spiagge che in Italia stanno dentro i centri urbani. E di conseguenza le macchine, piaccia o non piaccia, da qualche parte bisogna pur metterle. Vero è che si potrebbe dire mobilità alternativa, non tutti andranno in bici. Di conseguenza dobbiamo un po' avere la pazienza che questi progetti, già finanziati peraltro, non hanno avuto il finanziamento circa un anno e mezzo fa, si concretizzino nel giro, spero, di un anno e mezzo. Ci può essere un accordo formale col comune di Erice, col comune di Trapani, per prolungare la pista ciclabile? Accetto la provocazione, è da 3 anni che abbiamo detto prima a Fazio e recentemente a Damiano che abbiamo la disponibilità a dargli gratuitamente i progetti. Non ci sentiva l'uno, credo che non ci senta l'altro. Fatevi sentire pure voi. Noi abbiamo fatto l'iniziativa. No, io vi rispondo con garbo, però con determinazione. L'assessore Mauro, che nella vita fa di mestiere professionista, addirittura gratuitamente era disponibile a donare e ha prospettato allora al sindaco Fazio e al vice sindaco Messina, l'avvocato Messina, il progetto per arrivare quantomeno fino a Torre di Ligneto. Donarglielo gratuitamente, concorrere al Ministero dell'Ambiente per avere il finanziamento che in parte invece abbiamo avuto noi, e noi siamo stati costretti a ripiegare su un tratto per farlo diventare un collegamento di ciclabile che dalla pedalata assistita passi invece addirittura e arrivi al mountain bike, la downhill con la funivia, montagna di Erice, eccetera. Dunque per noi la disponibilità c'è tutta, peraltro sarebbe gradita ai turisti, che piaccia o non piaccia sul porto di Trapani arrivano anche in maniera numerosa. Sarebbe altresì una cosa interessante, visto che parte del centro storico è inibito alle macchine, consentire una mobilità alternativa che però consenta al turista di muoversi e raggiungere anche i lidi balneari. Ma c'è, diciamo, una richiesta formale a Damiano, a questa nuova amministrazione? No, dal punto di vista formale no. Parliamoci chiaro, io faccio un po' meno il burocrate, non è polemica. Credo che quando abbiamo fatto quell'iniziativa circa un mese e mezzo fa,
l'abbiamo detto in tutte le lingue, in tutte le salse, ma lui, orecchio che non ci può sentire, insomma, non ci sente. Ma lui l'ha dichiarato, dico, però, che c'era una disponibilità da parte sua, non è vero che... Ma se il punto è questo, facciamo una cosa, ripigliamo quella foto della stretta di mano e il confine, tiriamo fuori il progetto che noi abbiamo, e glielo trasmettiamo ufficialmente a vostra firma, come FIAB e nostro come comune. Si può fare, diciamo, una dichiarazione di intento, un protocollo di intesa, diciamo, così. Ok. Va bene. Perfetto. Grazie. Diciamo, questa pista ci dovrebbe funzionare se c'è il collegamento. Però non c'è un convegno sulla giornata di oggi. Questo è saltato.